il pieno sostegno da parte dell'amministrazione a quella che è la legittima protesta dei cittadini, di voi tutti, perché la situazione in un quadro normativo purtroppo abbastanza chiaro, però comunque è quantomeno paradossale. Io, come ho rappresentato più volte, da parte nostra c'è il pieno e totale sostegno a quella che è la vostra azione. Ogni vostra azione sarà da noi sostenuta. Per quanto di nostra competenza abbiamo fatto e stiamo mettendo in campo una serie di azioni che ritengo in qualche modo possano tenere viva l'attenzione su questa vicenda e potrebbero in qualche modo aiutare a fare dei ragionamenti, possono indurre la Procura a fare dei ragionamenti che in qualche modo sicuramente porteranno a prestare ancora maggiore attenzione su quella che è la vicenda. Mi auguro che gli incidenti di esecuzione abbiano un esito, da voi presentati, abbiano un riscontro positivo, possano sortire l'effetto della sospensione e mi auguro anche della revoca del provvedimento di demolizione. Viviamo nell'operato della magistratura, perché i nostri casi sono chiarissimi: noi non siamo abusivi, abbiamo comprato delle case regolari in maniera regolare e quindi con l'aiuto del sindaco e poi con l'intervento della magistratura speriamo di risolvere questa brutta questione. Al momento il sindaco si è impegnato insieme a noi a richiedere una sospensione di questo abbattimento, ma se non altro per consentirci di difenderci, perché le udienze sono state fissate quasi tutte ad ottobre e ad oggi invece, al 24 settembre, noi dovremo lasciare le nostre case. Quindi speriamo per adesso in una sospensione e nelle more che poi vengano discussi i nostri casi, e confidiamo in un positivo accoglimento delle nostre istanze da parte della magistratura. Posso soltanto dire che speriamo in questa sospensione e che ci diano la possibilità di difenderci, perché non mi pare giusto essere condannati senza neanche difenderci, quindi speriamo davvero possano darci questa sospensione.